Vogliamo andare in Matteo capitolo 8, leggeremo dai versi 23 al verso 27. Matteo 8, dai versi 23 verso 27, quello che è stato cantato e detto questa sera è strettamente collegato a ciò che condividerò con voi e certamente questo non è un caso. Siete pronti per la lettura? Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una gran burrasca, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. E i suoi discepoli avvicinatisi lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura? O gente di poca fede. Allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: Che uomo è mai questo? Che anche i venti e il mare gli ubbidiscono. Vogliamo andare in Romani, capitolo 8, leggeremo il verso 15. Romani 8, verso 15 sta scritto: E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù, questa è la nuova riveduta da cui leggo, per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Amen. Non abbiamo ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura. Amen. Prima di accomodarci, o meglio, prima di accomodarvi, perché io rimango in piedi, potrei anche accomodarvi, ma preferisco di no. Giratevi a chi sta accanto e ditegli non avere paura. Amen. Non avere paura. Vogliamo fare un applauso di lode al nostro Signore. Alleluia. 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 Yes, oh Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to the name of God. Glory to Dio benedica, potete accomodarvi. Alleluia. È giusto per qualche minuto questa sera che voglio parlare intorno appunto alla paura. Se ricordate, sicuramente la maggior parte di voi ricorderete un vecchio cantico che cantavamo ai tempi della pietra, con linguaggio pure vecchia Diodati. Sapete la vecchia Diodati? Non so quanti, probabilmente
quelli della vecchia guardia qui presenti avete ancora la versione vecchia Diodati, quella con tutti gli avvennacchie, con ciossacchie e così via, tutte parole arcaiche. E questo cantico diceva, è proprio scritturale. A me piacciono particolarmente i canti che sono tratti in maniera diretta dalla scrittura. Il Signore è la mia luce e la mia salute. Stasera faremo un po' di messa cantata. Di chi temerò? Di chi temerò? Il Signore è la mia luce e la mia salute. Di chi temerò? Di chi temerò? Sapete da dove è tratto questo cantico? Se lo sapete, ditelo forte e chiaro. Salmo 27, amen. Salmo 27, verso 1. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo o la fortezza della mia vita. Di chi avrò paura? Amen. Poi saltando al verso 3, questo è un salmo di Davide, uno di tanti salmi di Davide, dice: se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Noi viviamo in tempi in cui la paura regna, vero? Basta guardarci intorno, i nostri colleghi o compagni di scuola, tutti hanno paura. Chi ha paura di perdere il proprio coniuge, chi ha paura di morire, come è stato detto poc'anzi, chi ha paura di perdere il proprio lavoro, chi ha paura della crisi finanziaria che sembra non voler finire, chi ha paura non sapendo come affronterà il domani, come pagherà la prossima bolletta, come sfamerà i propri figli. Ma noi figli di Dio non possiamo aver paura, poiché non abbiamo ricevuto uno spirito di paura, ma di potenza. Alleluia, lo ripeto, non abbiamo ricevuto uno spirito di paura, ma di potenza. Dobbiamo avere la stessa fiducia che Davide aveva nel dire: oh, il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi avrò paura? Non possiamo avere paura di niente, di nessuno. Non possiamo aver paura di nessun evento, perché se il Signore è il nostro pastore, se il Signore è il nostro condottiero, se il Signore è il nostro guardiano, colui che non sonnecchia e non dorme, noi non possiamo avere paura. Alleluia. 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 Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso. Salmo 9, versi 9 e 10. Un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. E noi stiamo vivendo tempi di angoscia, ma Lui è il nostro rifugio sicuro. Alleluia, lo ripeto, Lui è il nostro rifugio sicuro. E dice ancora: quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché oh Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Oh, noi abbiamo una certezza che non verremo abbandonati da colui che è il nostro guardiano. Oh, Lui non si dimenticherà di noi, Lui non sarà lì a rotolarsi i pollici, ma agirà prontamente. Lui è il nostro aiuto, un vero aiuto, un presente aiuto quando è il tempo dell'avversità. Oh, alleluia, 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 alleluia.
Il salmo che ho letto mercoledì sera, salmo 46 verso 1, dice ancora: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Alleluia, ancora una volta, Lui è il nostro rifugio e Lui è la nostra forza, l'aiuto sempre pronto nelle difficoltà, la nostra fonte di forza, la nostra fonte di pace, la nostra fonte di gioia, la nostra fonte di salvezza. Oh, il Signore è tutto questo per me, il Signore è tutto questo per noi. Ecco perché non dobbiamo avere paura. Amen. Non dobbiamo avere paura. E sentiamo molte volte affermazioni come quella che diceva quel ragazzo al fratello e alla sorella Paviglianizzi: ho paura solo di una cosa, della morte. Perché appunto la risposta della sorella Elin è stata centrata: tu hai paura perché non sei pronto. Alleluia, tu hai paura perché non sei pronto. E chi lo sa che qualcuno fra noi che ha paura è magari appunto perché non sei pronto o non sei pronta. Oh, noi vogliamo essere pronti per quel grande e spaventevole giorno, che per la Chiesa non sarà spaventevole, ma sarà grande. Sarà un grande giorno per la sua Chiesa e uno spaventevole giorno per il mondo. E noi vogliamo fare parte di quelli per cui sarà un grande giorno, perché la Chiesa aspetta ansiosa il ritorno del Signore per vivere con Lui in eternità e godere di quello che Lui sta preparando per noi. Alleluia! Non avere paura, ma confida nel Signore. Non avere paura, ma abbi fiducia in Lui. Non avere paura, così come i discepoli erano tutti presi di paura, nonostante avessero Gesù nella barca. Pensate un po', quale migliore compagnia potevano loro avere, sorella Bice? Avevano la compagnia migliore che avrebbero mai potuto avere, Dio manifestato in carne con loro nella barca, eppure ebbero paura. Alleluia. E questo non è altro che una fotografia di quello che spesso avviene con noi cristiani, nonostante siamo nella stessa barca con Gesù, nonostante sappiamo che Gesù è proprio là, a volte ci lasciamo prendere dalla paura. E lo sapete perché? Perché la nostra attenzione non è tanto più focalizzata su Gesù, ma su le cose che ci fanno avere paura. I discepoli erano talmente presi dalle onde che erano così alte che, dice la scrittura, coprivano la barca, che giustamente dal punto di vista umano avevano paura, ma avevano dimenticato che avevano nella barca l'alfa, l'omega, il principio e la fine, l'onnipotente, colui che può ogni cosa, e andarono a svegliarlo. Magari non pensando che, ovviamente non pensavano che Lui avrebbe potuto calmare la tempesta, vanno: ehi Gesù, sveglia, non vedi che stiamo morendo? Abbiamo paura di morire, perché dormi così tranquillo? E Lui disse loro: perché avete paura? Perché avete paura? Alleluia, o gente di poca fede. Alleluia. Posso immaginare per un attimo i discepoli a questa risposta di Gesù: Signore, svegliati, stiamo morendo, perché avete paura? E loro: gente di poca fede. Ma come? Guarda,
E qualcuno, potrebbe essere l'atteggiamento di qualcuno questa sera, ma come posso non avere paura? Guarda! Oh, ma se Gesù è nella barca, di chi avrò paura? Gesù appunto si alza, sgrida i venti e il mare e si fece gran bonaccia. Alleluia, alleluia. Voglio leggere nuovamente con voi il Salmo 46 che abbiamo letto sabato sera. Scusate, mercoledì sera. Ecco, ve l'ho detto io, se perdo qualche colpo, perdonatemi. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre, diciamo insieme sempre, sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare, Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie, il Signore degli eserciti è con noi, egli... Il Dio di Giacobbe, scusate, è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Questa è una delle scritture a me più care. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Alleluia. Fermatevi, fermatevi dalla vostra frenesia, fermatevi dal vostro essere in ansia e riconoscete che io sono Dio. Alleluia, riconoscete che io sono Dio. In altre parole sta dicendo, datemi modo di agire, abbiate fiducia in me e datemi modo di agire e riconoscete che io sono Dio. Alleluia. Leggiamo il Salmo 121. Salmo 121, che è un salmo, un altro dei salmi piuttosto conosciuti. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonneccherà. Ecco, colui che protegge Israele non sonneccherà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, nella luna di notte il Signore ti preserverà da ogni male. Alleluia. Leggiamo questo insieme: il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Alleluia. Oh, noi non serviamo un Dio come di quelle guardie che a una certa ora della notte abbioccano. Per quanti di voi avete fatto il militare e magari vi è capitato di fare un turno di guardia la notte. Ecco, fratello Testa già alza la mano. C'è pure il fratello Brancato.
A quanti di voi uomini è capitato? Ecco, alziamo le mani. Un turno di guardia di notte, bellissimo, vero? Ricordo il mio primo turno di guardia di notte. Avevamo in dotazione delle armi così sofisticate che neanche il corpo più specializzato al mondo possiede attualmente. Una penna e un block notes. Pensate un po', che guardia, eh? Ero di guardia, dovevo essere di guardia, all'ingresso della palazzina dove tutti dormivano. E secondo voi è giusto che tutti dormono e la guardia deve stare sveglia? Proprio nel posto dove tutti dormono. E ricordo quella prima occasione, mi avevano dato delle indicazioni quelli che ci stavano già da un po' di tempo e sapevano come gestire la situazione al meglio, e il loro gestire la situazione al meglio era andarsene a nanna, firmare prima il registro di passaggio consegne e lasciare magari la porta della loro camera aperta, così quando sentì uno rumore o magari il maresciallo di turno che era in cerca della guardia, non guardia, loro subito si alzavano e si facevano vedere dalla guardia, magari che stavano passeggiando lì per i corridoi. E ricordo quella prima volta in una sorta di gabbiotto squallido, con questo tavolino da scuola degli anni 30, un registro, block notes e una penna, nient'altro, neanche una radio. Pensate un po', era una tortura, mentre tutti russavano e io seduto lì, in questo squallore più totale, a fare il turno di guardia, perché se fosse venuto qualcuno a fare non so che cosa, perché noi poveri e pazzi lì, che cosa avrebbero dovuto fare? Che irruzione avrebbero dovuto fare nella nostra palazzina? A un certo punto, poi magari sentendo qualche rumore, ci si ricompone, ma Dio non è come una di queste guardie. Lui non sonnecchia, non dorme, non sta lì ogni tanto aprendo mezzo occhio per vedere se la situazione è tutta a posto, poi No, lui non sonnecchia e non dorme. Ecco perché non possiamo avere paura. Sapete quando dobbiamo avere paura? Quando siamo noi a voler prendere il controllo della nostra vita. Allora sì che dobbiamo avere paura. Quando siamo noi che vogliamo risolvere i nostri problemi, avendo anche indirettamente la presunzione di sapere più di Dio quello che bisogna fare. Amen. Allora sì che dobbiamo avere paura. Ma se
confidiamo totalmente in Dio, se abbiamo messo totalmente la nostra vita nelle mani di Dio, allora non dobbiamo avere paura. Alleluia! Alleluia! Come si fa a non avere paura quando appunto si confida totalmente in Dio? Sì, ci ritroveremo con delle situazioni, delle volte che di cui non capiremo il perché ci ritroviamo davanti a quella determinata situazione. Sì, avremo problemi che non sapremo minimamente come affrontare dal punto di vista umano, magari saremo un po' vacillanti, ma se confidiamo totalmente in Dio, nonostante le nostre debolezze umane, se lasciamo a Lui spazio di intervenire, di agire, non abbiamo motivo di avere paura. Alziamoci in piedi. Fratello Alessandro, per favore. Dicevo che avremmo fatto messa cantata, alla fine non l'abbiamo fatta. Sarà per la prossima volta. Però c'è un cantico che stamattina durante il mio tempo di preghiera frullava continuamente nella mia mente. Il mio rifugio sei, tu riempi il cuore mio con canti di libertà. Quando ho paura io confido in te. Anche questo è tratto da un salmo. Io confido in te. Quando sono debole, il Signore la mia forza è.